direttamente dalla fine dello scorso episodio, pronti per iniziarne un altro. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati su Ghost Recon Breakpoint, mentre stiamo continuando a seguire le piste per cercare di identificare, individuare, catturare lo stratega. Dopo Van Dyke, dopo McKenzie, siamo qui sulla casa del generale Paxton per avere anche da lui delle info su appunto lo stratega. Abbiamo scoperto varie cose per il momento, nei precedenti due episodi non vi spoilerò ovviamente nulla come al solito. C'è un drone in volo, non c'è più il drone in volo. Decisamente meglio, così come faremo sparire questo cecchino. Arrivederci, tante care cose. Perfetto, perfetto, lo dico io. Allora, siccome la maggior parte delle cose apparentemente stanno qui e noi siamo atterrati qua, do un'occhiata giusto al fly per cercare di capire tutto quello che c'è, grazie dell'Ubisoft Connect, anche se non me ne frega un cazzo. Oddio, delle case stanno anche di là. Vabbè, quelle me le prendo dopo. Intanto, ai fini del video, andiamo a parlare con me. È diventato sempre più e vedo che con te sta facendo lo stesso. Non però che accada di con Mr. Paxton. Devo solo capire come. Non devi farlo da solo. Se te ne vai, io vengo con te. Tanto parlano. Ok. Parla. Salve. Sto interrompendo il tuo lavoro? Il lavoro può aspettare. Chi sei? Che ci fai qui? Mi chiamo Nomad. Ho delle domande per il generale Paxton. Ah, fantastico. Il vecchiaccio stavolta si è messo nei casini con la Sentinel. Non sono della Sentinel, ma c'è qualcosa che non mi torna. Voglio solo capire se lui è coinvolto. A quest'ora il vecchio prende sempre la sua canna da pesca ed esce. C'è uno stagno da queste parti, ma non pesca mai niente. Non credo sia un gran pescatore. Ah sì? E dov'è questo posto? Non l'ha mai detto a nessuno. Però potrebbe esserci una foto nel suo ufficio. Va pure a dare un'occhiata. Lo farò, grazie. Scusa, c'è un lago qui vicino. Nessuno sa dov'è il posto. Mi prendi per il culo. Mi stai prendendo in giro. Allora, vediamo un po'. Anche perché dobbiamo perlustrare la casa. Qua intanto tutta sta roba ce la prendiamo. Questa è la foto del lago. Perfetto. Ok. Foto del generale Paxton. Ok, ora la consultiamo un attimo. Qui c'è un'altra. Seal Island. Perfetto. Abbiamo scoperto dov'è che dobbiamo andare. Con molta probabilità. Anzi, mi sento di dire con estrema sicurezza. Allora, fammi un attimo uscire però, perché qui sul balcone c'è una cassa, perfetto. Che cosa abbiamo trovato? Un'altra pistolina. Ok, indaghiamo sugli indizi. La foto del generale Paxton che pesca. Sullo sfondo c'è una caverna. Fuori dalla zona di pesca c'è una caverna. Naccia la puttana. Segui la pista, mi fai vedere gli indizi che me li stai facendo vedere? Esamina la foto, c'è nella foto compare Albatross Peak nelle Seal Islands. C'è una nave sulla spiaggia sud della casa del generale. Ok. E ci siamo ragazzi. C'è la barca. È esattamente qui. Allora, io atterrerei. Anche perché dobbiamo andare di là, quindi meglio proseguire a questo punto via terra. Proprio un bel posticino. Già. Ispeziona la grotta. Ok. Ovviamente noi ci mettiamo qua. Guarda che bella barchetta che c'ha il generale Paxton, eh. È brava Paxton, è brava, è brava, è bravo. Mappa aggiornata. Raggiungi. Ho individuato un
un nemico, laggiù. Allora, qui non c'è nessuno. Ok. Quindi qua possiamo intanto procedere. È vicino allo stile. Roger, mi muovo. A parte che... Senti, andiamo noi, tanto. Sembra che gli esclusi inventino una nuova stronzata ogni 10 minuti. Se gli esclusi vogliono la guerra, allora gliela daremo. Sono pronto. Cosa? Incredibile. Ok. Due colpetti. E sta a posto. Eccone, laggiù. Allora, quello si muove, quello si muove, ispeziona la grotta. La schiena mi sta uccidendo. Zitto. Stai zitto, interroga. Cosa mi dai? Supporto fazione. Cosa dovrei sapere su questo? Giuro, è tutto. Niente da segnalare. È davvero tutto. Stessa cosa qui. Nessun contatto. Vabbè. Va bene. Nessuno è così idiota da venire fino. Questo lo dici tu. Ora, non siamo idioti, però. Sempre che qui comunque ci siamo venuti. Allora, vado di qua perché appunto qui c'è il collezionabile. Mortacci. Ci sono rimasto un po' a pensare, un attimo. Questo anche lo possiamo far fuori. Qui fuori da una villa troveremo proprio un cazzo. Cos'è molto male, fra. Non chiudi mai la bocca. Se lo faccia dire. Indaghiamo un attimo queste informazioni. Ok. Nuovo indizio. Rapporto dell'incidente. Che incidente? Vabbè, mo leggiamo e scopriamo. Ok, vabbè, comunque. Ehi, hai sentito? Era il rumore del niente che avanza. Ti succede mai che ti rimane una canzone fissa in testa? Cosa? No, no, che mettermi in mostra? Guarda qua che lavoretto pulito che abbiamo fatto, mamma mia. Bello, bello, quando va così per bene è un godimento. Prendiamo anche la P320. Andiamo a scoprire tutto. Qui c'è un collezionabile, prendi pure il collezionabile. Qui più avanti c'è anche una cassa, ora prendiamo anche la cassa. A quanto pare qualcuno ha mentito a proposito della pesca. Ma perché? Allora, ferma un attimo. Prima di procedere, perché qui la situazione sta diventando interessante, andiamo a vedere un attimo questi dati non esaminati. Magari scopriamo qualcosa in più prima di avanzare. Mi sembra il caso. Rapporto dell'incidente. Area B. È stato segnalato un decesso durante una recente test dei droni. Un tecnico è morto a causa di un trauma da corpo contundente per la vicinanza di una collisione e conseguente esplosione di un drone. Come precauzione per ulteriori problemi tecnologici, si raccomanda il blocco dell'area B per tutti i futuri test. Ok. 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 Generale Paxton. Ah no, ok, forse è qua. Aspetta, eh. Ok. Ok. E qua? Questa che roba è? Che cosa mi dà? Pantaloni. Vabbè, mettiamo se sti cazzo dei jeans che te devo dire. Ok. Vabbè, nel senso è andata un po'... Non... Volevo lanciare il drone, ma poi sono cascato. Prendi la MK4. Ho proprio bisogno di informazioni. Ti ho detto tutto. Grazie, ci vediamo. Vabbè. E... Ok, posso andare sia da un lato che da un altro. Merda. Comunque qui la situazione è... Eh?
Quella situazione è molto interessante. Senti, lancia un attimo un droncino. Nemico interno, devo andare qui. Quello è un muletto. Vedi, sciame di droni. Chiederò un trasferimento. Droni. Ne ho abbastanza. Qui non succede niente. Anche da me. Lui è andato. Scendiamo piano, eh. Questo è un muletto, per fortuna. Ok, stiamo attenti, quindi, perché ci sono anche trappole laser, eccolo qui, vai. Ah, qui non c'è un cazzo di niente. Anche nel mio settore è tutto regolare. E invece essere in branda, guarda. Calma, aspetta, perché qui è tutto. Siamo compromessi. Stili vicini. Merda. Ti sei riaffacciato, sei morto, amico mio. Madonna, io ho tirato dritto, c'era questo coso qui, meno male che... Io sto andando veramente, sto veramente a tirare dritto. Ok. Avviso di sicurezza. Allora, non si può entrare. Andiamo a vedere un attimo. Allora, avviso di sicurezza. Un avviso di sicurezza visualizzato sugli schermi del laboratorio informa che l'area B verrà chiusa per tutta la durata dei test con i droni. Per rimuovere il blocco, tutti i test devono essere interrotti. Pannello. Ok. Riuscire nella stanza mostra che il generale Paxton ha prenotato il centro di comunicazione nell'area B. Ok, vabbè, devo andare. Devo disattivare tutte quante. Devo fermare tutti i test. Ok. Hackera. E questo intanto lo fermiamo. Disattiviamo anche questo. Test del drone in condizioni estreme. Uno qui. Ok. Qui sempre gli sciami. Merda, mi sono abbassato proprio pelo pelo. Ok, perfetto. Ora la porta dovrebbe aprirsi, giustamente. Il generale è all'interno. Apri questa porta. Gli ultimi dati sono stati caricati dalla chiavetta. Dovrebbe aprire tutto. Molto bene. I fondi sono stati trasferiti sul suo conto. Grazie per i suoi servizi, generale. Aspetto con ansia aggiornamenti futuri. Generale Paxton. Ti sembra il modo di entrare? Mi hai fatto venire un infarto. Sei dell'unità Pharaoh, giusto? Ho appena caricato i dati dalla chiavetta e glieli ho inviati. Dovremmo essere a posto. Patetico. Ma chi ti credi di essere? Ero un generale con 4 stelle. Mai offrire informazioni, generale. Mi ha appena rivelato il nome del suo complice. Oh, merda. Sei un ghost. Senti, ho fatto tutto per il bene del mio paese, ok?
Ci servono nuove tecnologie per proteggere l'America dai nemici. Ma per arrivare allo scopo lei stesso è diventato un nemico dell'America. Ha sfruttato il suo grado per giustificare un altro tradimento. Ascolta, se solo tu avessi la minima idea di tutto ciò che ho sacrificato per l'America, te la faresti sotto. Io rispetto il suo grado, ma non devo rispettare lei. Tutto questo deve finire. Sono stato abbastanza chiaro? Bene. Perché preferirei non dover tornare? Sarebbe molto spiacevole. Minchia, se l'è vista brutta, Paxton. Ok, lascia la zona, esci dal complesso. Ok, andiamo via, vai, andiamocene. Porco, dove c'era un drone? Ma che siamo matti? Merda. Eh sì, anche perché qua. Bene, continua così. Perfetto. Il drone è andato. Ok. Andamose. Io vado, Contatto col nemico, attenzione! Ci avrebbe fatto proprio poco. Prendi questo! L'arma è surriscaldata! Madonna santa! Porco due. Che cazzo è sto riflesso? Non si vedeva una sega. Cioè. C'avevo il riflesso della luce sul mirino. Non vedevo un cazzo di niente. Ok. Missione completato. Il nemico interno. Bene così. Bene così. Ladies and gentlemen, mezz'ora che registro, anche questo episodio lo possiamo concludere qui. Io vi saluto, vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo settimana prossima a un prossimo episodio di Ghost Recon Breakpoint. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi se non avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video qua sul canale mio, belli di chicco, belli di casa. Alla prossima!